Oggi la nonna ti racconta come fare il purè di patate. Questa è la ricetta della mia nonna, nonna Maria. È il più buono che io abbia mai provato. Soffice, avvolgente, morbido e saporito. È un meraviglioso contorno per i grandi arrosti, carni stufate e spezzatini. Quando faccio gli arrosti, lo impiatto come faceva mia madre. Lei prendeva con il mestolo il succulento sughetto dell'arrosto. Poggiava la parte di sotto del mestolo sul purè per creare un incavo, una sorta di cratere in cui versava il sugo. Una vera goduria, lo vedrai nelle immagini finali. È una ricetta tramandata a voce e con i gesti che io ho inteso trascrivere passo dopo passo e creare questo video illustrativo per tramandarlo al mio meglio. Ma ora passiamo agli ingredienti. Ti occorrono patate, burro, noce moscata, sale e latte. Metti sul fuoco una pentola piena di acqua, aggiungi il sale, un pochino di latte e portala a bollore. Sbuccia le patate precedentemente lavate, elimina eventuali imperfezioni e tagliale a tocchetti in uno scolapasta. Sciacquale sotto al getto dell'acqua corrente e versale nella pentola con l'acqua, il latte e il sale che oramai avrà raggiunto il bollore. Lasciale cuocere senza coperchio fino a quando saranno tenerissime, occorreranno circa 40 minuti. Scolale nello scolapasta, metti nella pentola in cui hai bollito le patate e il burro e passa le patate al passaverdura con maglia fina. Non usare il frullatore o lo schiacciapatate. Se usassi il frullatore ad immersione, il purè diventerebbe una colla. Se utilizzassi lo schiacciapatate, verrebbe granuloso. Ci vuole un pochino di pazienza, ma il risultato ti darà veramente soddisfazione. A questo punto inizia a versare nelle patate, poco per volta, il latte freddo mescolando con un cucchiaio di legno. Le dosi di latte possono variare a seconda delle patate e della loro consistenza, può servirne di più o meno. Devi poterlo girare facilmente con il cucchiaio di legno. Troverai tutti i dettagli, dosi, ricetta spiegata passo dopo passo e il calcolo delle calorie per porzione sul blog ricettario di nonna Picetto, che si chiama Il blog di Picetto. Basta che digiti su Google purè di patate nonna Picetto e ti apparirà immediatamente la ricetta. Una volta una signora mi ha chiesto: perché inserisci il latte freddo e non quello già caldo? Faresti prima. È proprio questo il trucchetto. Ci sono alcune ricette che occorre farle con metodo e senza fretta. Metti la pentola sul fuoco e, mescolando sempre con il cucchiaio di legno, porta a bollore il composto. Il fatto di girare continuamente con il cucchiaio, oltre a non farlo attaccare e bruciare, consente di incorporare aria al composto che raggiungerà la sofficità necessaria e indispensabile per un buon purè di patate. Quando avrà raggiunto l'ebollizione, spegni il gas, grattugia un pochino di noce moscata e aggiusta di sale se necessario. Il purè di patate con la ricetta della nonna è pronto per essere assaporato. Se ti vuoi organizzare per tempo, quindi cuocerlo prima per servirlo in un secondo momento, o ti è avanzato un po' di purè, come a me in questo caso, il purè di patate si sarà indurito, non c'è problema. Basta che aggiungi un pochino di latte freddo, lo rendi fluido e riscaldi sul fuoco fino a raggiungere il bollore. Il purè di patate si deve servire bollente.
Qui è con un succulento pollo arrosto all'arancia. Qua invece è con un pollo in agrodolce cotto in padella con mirtilli rossi disidratati e cipolle di Tropea. Ed ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna di Getto.